Ultima giornata di campionato con il Teramo che riceverà al Bonolis domenica alle 20:30 la visita della Viterbese dell'ex Genoa Maurizi. Il Diavolo, dopo aver ottenuto matematicamente l'accesso ai play-off, punta a raggiungere il settimo posto, ma perché ciò avvenga deve battere i laziali e sperare che il Foggia e il Palermo non vincano. Fino al settimo posto c'è comunque una buona percentuale che possiamo arrivare. Comunque il Francavilla non penso che regalano 3 punti così facile. Comunque ci saranno dei ragazzi che combatteranno fino alla fine e comunque sono gli ultimi 90 minuti della stagione e penso che si vorranno far vedere. E quindi o almeno io penso, spero che arriviamo, che succeda il miracolo. Giocare la prima gara nei play-off in casa è un vantaggio perché i biancorossi avranno a disposizione 2 risultati su 3. La Viterbese è salva, non avrà grandi stimoli se non quelli di chiudere in bellezza la stagione e riscattarsi dall'ultima sconfitta in campionato che brucia ancora in casa contro il Catanzaro. La Viterbese in trasferta ha vinto solo 4 volte, 8 pareggi e 5 sconfitte, realizzando 18 gol e subendone 19. Il modulo è il 4-3-3. Il reparto difensivo dovrebbe schierarsi con Baschirotto con 5 gol a destra e Besea a sinistra. L'ex Camilleri e Mbende saranno i centrali. La linea mediana sarà composta dal trio Urso, Adopo al centro e Salandria a sinistra. Nel reparto offensivo gli attaccanti Tunkara, pericolosissimo con 7 gol, affiancato a destra da Tassi e a sinistra da Marino, quest'ultimo con 5 reti realizzate finora. In casa Teramo sarà assente Tentardini per squalifica e Diakité ancora non al meglio della condizione, ma Paci potrà contare sui recuperi di Ilari e Santoro a centrocampo. In difesa ci potrebbe essere l'esordio del giovane classe 2001 Nicolò Bellucci, che andrebbe a costituire la coppia centrale difensiva con Soprano e con Piacentini quindi spostato a destra. In mediana potrebbe essere confermato il giovane 2002 Luca Lombardi accanto al Santoro e dare respiro dunque ad Arrigoni, che è anche diffidato e si potrebbe quindi rischiare di perderlo alla prima dei play-off.